questo mondo non piace chi è diverso, Marcus. Non permettere a nessuno di decidere chi sei. Andiamo nello studio. Un saluto a tutti ragazzi da Messi91, siamo su Detroit Become Human e stiamo impersonando Marcus, un apparente androide maggiordomo che deve prendersi cura di questa persona, che è Carl, la prima persona che apparentemente non sembra odiare i robot. Ma una sedia elettronica non poteva avercela, perché devo spingerlo, scusami. Dove devo portarlo di preciso? C'è un punto? No. Quindi? Dove lo porto? Lo porto qua. Ah, in mezzo, ok. Lo stavo portando vicino al braccio meccanico, infatti, vedi, ci ho pure preso. Ma dai? Dove eravamo rimasti? Togli il lenzuolo. Wow. Cioè, signore, lei potrebbe però cambiare un po' soggetto, cioè nel senso sta disegnando menti ovunque. Cambi, disegni qualcos'altro. Questo disegna facce a metà ovunque. Perché non le disegna nemmeno tutte, disegna tipo il mento, il naso, la bocca, basta. Sono bellini, però sono un po' troppo zoomati per quanto mi riguarda. Però non ho letto cosa devo fare. Attendi nuove istruzioni. Posso giocare con staggeggio? Dai, ci salgo su e ci gioco. Non posso. Per una volta non ha dipinto un volto qua sotto. Ha dipinto due poppe. La mia espressione è molto simile alla sua, molto confusa e un po'... Allora... distratta. Il tuo verdetto, Marcus? Guarda, ti dico sì perché comunque è carino, però non comprendo. Sì, c'è qualcosa di sfuggente. Qualcosa che non riesco a definire. Esatto, bravo, mi hai tolto le parole di bocca. Credo che mi piaccia. La verità è che non ho più niente da dire. Ogni giorno che passa mi porta più vicino alla fine. Sono solo un vecchio aggrappato ai suoi pennelli. Carl. Ma basta parlare di me. Vediamo se tu hai talento. Dipingo io? Dipingo come ho suonato, è fatta. Prova a dipingere. Dipingere? Ma che cosa? Quello che vuoi. Dai, provaci. Gli sta insegnando ad essere una persona. Questo tizio mi sta sempre più simpatico. Trova un soggetto da dipingere. Ma no, la scrivania è un po' triste. No, copiare il quadro mi sembra molto brutto. Dipingerò... Non c'è tanta scelta. Dipingerò la statua. Eh sì, devo fare esattamente come per quando ho suonato il quadro. Ho suonato il quadro. Quando ho suonato il quadro è stato bellissimo, ragazzi, comunque. Dicevo, devo fare esattamente come quando ho suonato il pianoforte. È una copia perfetta della realtà. Ma dipingere non è... replicare il mondo è interpretarlo, migliorarlo, mostrare qualcosa che tu vedi. Carl, io non posso, non sono programmato per questo. Coraggio, su, prova, prendi quella tela. Fai una cosa per me, chiudi gli occhi. Chiudi gli occhi. Fidati. Prova a immaginare qualcosa che non esiste, qualcosa che non hai mai visto. Ora concentrati su come ti fa sentire e lascia che la mano scivoli sulla tela. Gli sta insegnando a immaginare. Identità. Prigioniero.
Dopo quello che è successo alla fermata del pullman, prigioniero, ci sta. O prigioniero o disperazione. Non mi sembra il tipo da disperazione, Marcus. Ci sta veramente insegnando a immaginare. Incredibile. Me l'aspettavo un po' diverso, ma va bene. Oh mio Dio. Salve. Ehi, Pa. Leo. Ah, ecco chi è Leo. Non ti ho sentito entrare. Ero in zona e ho fatto un salto. È passato un po' di tempo, eh? Stai bene? È strafatto. Non sembri in forma. Oh, sì, sì, sto bene. No, no, è strafatto, ma sta alla grande. Mi servono dei soldi, Pa. Ancora? E quelli che ti avevo appena dato? Se li hai appena fumati, bevuti o sniffati. Sai, finiscono e basta, no? Cioè, ti stai facendo ancora, vero? No. No, 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 no. Ti giuro, non è per quello. Sì, non mentirmi, Leo. Ma che differenza fa? Ho bisogno di soldi, tutto qui. Mi spiace. La risposta è no. Cosa? Perché? Lo sai perché. Certo, certo, so perché. Preferisci occuparti del tuo pupazzo invece che di tuo figlio, eh? Dimmi, Pa, cos'ha lui più di me? No, niente pugni in faccia, per favore. È obbediente, non come me, vero? Ma sai una cosa? Questo coso non è tuo figlio. È una cazzo di macchina! Eccolo! Leo, ora basta. Basta. Non ti frega di niente, solo di te stessi e dei tuoi quadri del cazzo. Non vuoi bene a nessuno. Non vuoi bene a me, Pa. Non mi vuoi bene. Non lo so, mi sembrava una persona molto buona invece. Purtroppo mostrare affetto ad un drogato è difficile. Quanta roba non ho preso? Ok ragazzi, c'erano un sacco di scelte che non ho preso mai. Come faccio a inquadrarlo tutto? Così! Il 5 novembre... E questo chi è? Il poliziotto, perché cara dubito che se ne vada in giro così. Ecco, questo mi sembra molto l'androide che fa quello che gli dicono di fare. Quindi, e già mi sono sbagliata perché c'è scritto no Android e lui entra. Vedi? Non è quello che segue le regole, quindi l'ho inquadrato malissimo. Perfetto. Trova il tenente Anderson. Scansiona. Voi mi avete detto che me l'avevano detto anche subito di scansionare così, ma io vi giuro che non l'ho proprio visto. Se me l'hanno detto non l'ho proprio visto. Dove diavolo è Anderson? Mica lo vedo. Merda, pensavo che gli androidi non entrassero qui. Sono un poliziotto, non leggi sulla camicia? È quello lì, Anderson. Chi cacchio è Anderson? Sa, posso entrare? Posso, voglio entrare qui. No, non posso. Quindi? Non c'è Anderson qui. Scansione i volti? Vado via. Che cazzo guardi? Scusa. Eccolo, tenente Anderson. Sì, è un po' diverso dalla foto, ma è lui. Quindi, l'ho trovato. Presentati. Mi presento.
Salve, sono Connor. Mi chiamo Connor. Sono l'androide della Cyberlife. L'ho cercata in centrale, ma nessuno sapeva nulla. Dicevano che forse era andato a bere qualcosa. Per fortuna al quinto bar l'ho trovata. Cosa al quinto bar? Le hanno assegnato un caso oggi pomeriggio. Un omicidio. Un androide della Cyberlife. La società ha concordato l'invio di un modello specializzato per supportare le indagini. Non mi serve nessun supporto. Io vorrei contraddirti. Non è di plastica come te. Perciò fai il bravo robot e levati dalle palle. Ascolta, forse deve smettere di bere e venire con me. Mi arriverà un pugno sul muso. Non lo so, mi sembra molto quadrato. Non minaccerebbe mai lui. Insisterebbe. Mi scusi, tenente, ma devo insistere. Le mie istruzioni mi obbligano ad accompagnarla. Sai dove te le puoi ficcare le tue istruzioni? No. Dove? Lascia stare. Ah, ho sbagliato. Facciamo così. L'ultimo lo offro io. Che ne dice? Poi andiamo però, Barista, un altro per favore. Visto Jim, alta tecnologia. Fallo doppio. Lo so, è sbagliato, ma dovevo recuperare la freccetta negativa di prima. Andiamo? Hai detto omicidio. Ok. Adesso sarà tutto un altro livello. Scansionare le cose sarà facilissimo con l'R2. Ma come fa a guidare dopo aver bevuto tutta quella roba con sto casino? Ma non gli scoppia la testa? Ci metto un attimo. Paziente. Come preferisce, tenente? Sì, certo, come preferisco. Ordini contraddittori, seleziona priorità. Cosa vuol dire? Segui il tenente Anderson. Ma gli ho appena detto che sarei stato pazientemente qui. Just Douglas di Channel 16 può confermare che si tratta di omicidio? Non confermo un bel niente. Che faccio? Aspetto, esco. Esco, aspetto, esco, aspetto che vada via e poi esco. Fermi tutti, fermi tutti. Mi sta parlando là, non se ne va via e allora esco. Non riesco a capire cosa devo fare. Cioè, so già che mi farò odiare da sto tizio, perché io devo seguire il protocollo e lui invece non lo seguirà mai, quindi mi farò odiare. Vediamo un po' se c'è già qualche interazione. Faccio finta di fare il guardone. Niente, mi sa che starà lì per sempre. Gli androidi non possono proseguire oltre. Lui è con me. Ah, ok. Pensavo mi avrebbe sputato in un occhio. Quale parte di resta in macchina? Ah, ecco. I suoi ordini contraddicono le mie istruzioni. Non dici niente, non tocchi niente e non mi rompi le palle, intesi? Certo. Anche buonasera, questo non fa parte delle mie istruzioni, pensavo, temo. Non ti saresti più fatto vivo. Il piano era quello, poi è sbucato lo stronzo. Quindi ti sei preso un androide, eh? Ah, divertente, dimmi che è successo. Ci ha chiamato il proprietario. Posso muovermi? Ah, ok. Mio Dio, ragazzi, R1 per cambiare visuale. Io me le perdo tutte ste robe scritte a schermo, ve lo dico, Oh, merda, che puzza! Prima di aprire le finestre era ancora peggio. Il nome della vittima è Carlos Ortiz. Si fermi un attimo che devo scansionare. Carlos Ortiz, qui non c'è un tubo, è tutto là in fondo. Vado. Ha precedenti per furto e aggressione armata. Stando ai vicini era un tipo solitario. Stava quasi sempre... E un drogato. Questa è la stessa droga che c'era da Cara. Mai. Mi pare. Stato in cui è, perché scomodare il mondo nel cuore della notte? Meglio aspettare. Non leggo, non leggo, è scritto fuori schermo. Io come avrei dovuto leggerlo. 3 settimane buone. Li sapremo di più quando arriverà il coroner. Qui c'è un coltello da cucina. Forse l'arma del delitto. Qualche segno di effrazione? Vai che analizzo in modo molto poco disgustoso. Il proprietario...
Ortiz Carlos, detto che la porta era chiusa dall'interno e le finestre sbarrate. Il killer sarà uscito dal retro. Cosa sappiamo del suo androide? Non molto. Niente impronte digitale, ok. I vicini dicono che ne aveva uno, ma non c'era al nostro arrivo. Devo prendere un po' d'aria. Mettiti pure comodo. Sarò fuori. Scusate, sto interrompendo il discorso, ma sennò stiamo qua 67 giorni. Di qua posso analizzare qualcosa? No. C'era un sacco di roba da analizzare. Dove è finita? Sulla scrivania? Nel bagno, la porta. E quella prima l'ho beccata tutta. I am alive. Direi di no, signore. Lei è un po' dead. Ok. Cos'è successo? Salve, c'era uno fuori dalla finestra che salutava, credo, non lo so. Ok. 3 di 10? Mamma mia. Ho schivato qualcosa di invisibile. C'era un'interazione qua, però. Sangue, ok, sempre Ortiz. Sangue, sempre Ortiz. Leggo. Va bene, sì, abbiamo capito. Signorino Ortiz era solo e anche un po' annoiato nella vita e aveva bisogno di questi articoli e di questi giornaletti per passare le sue giornate. Mi sembra abbastanza ovvio ormai. No, perché sei tornato indietro, Connor? Io ho premuto verso il basso. Androide, il vostro androide vi spia, veramente? Sapete, anche gli assistenti vocali lo fanno, io la butto lì, Cos'è rimasto? Un tizio che mi ha flashato incredibilmente in faccia. Manca un coltello. Niente, ho sbagliato tutto. Mancava un coltello, però l'ho perso. Dov'è che mancava il coltello? Lì. Porca miseria, scusate, ho mollato il tasto e non posso più fare niente. Nessun umano scrive così. Chris, ha scritto col sangue della vittima? Direi proprio di sì. Prenderemo dei... Ortiz. Quindi lui l'ha colpito con questa. Ci vuole del sangue blu, però. Impatto violento, tracce di Tyrium. Ricostruisco. Posso roteare? Solo così? Scusami. Ma non c'è nessuno lì. Perché avrebbe preso a mazzolate il nulla? Scusami, Ma ci sta uno lì in mezzo? Secondo me non ci sta. Fermi tutti, Voglio vedere tutta la scena. Allora, c'era un tizio. È stato mazzolato per primo. E questo si è difeso. Eh sì, è andata così. Quindi, se era un androide, ha fatto la fine di Kara. Il deviante è stato attaccato. Shock emotivo. E per forza, ma shock emotivo, ma grazie al cavolo, ma scusatemi, Più unità da analizzare. E se ti prendono a randellate, Connor, vorrei vedere che fai tu. 7 di 10. Red Ice. L'amico Carlos amava divertirsi. Sì, siamo molto più avanti noi, signor poliziotto in carne e ossa. Sì. Abbiamo già visto tutti i giornaletti del signore. C'è una porta, 8 di 10. Di qua non c'è un tubo? Ok, quindi porta. Chris, voglio un test antidroga completo. No, no, stia tranquillo, era drogatissimo quello lì. Ce l'ho ancora là a vedere la droga mentre noi abbiamo finito le indagini, vedi? Non sto vedendo niente. Ok. Modello K52. La porta era chiusa dall'interno. Il killer è uscito di qua. Non ci sono impronte, a parte quelle dell'agente Collins numero 43. È successo settimane fa. Le tracce spariscono. No. Questo tipo di suolo trattiene le tracce. Qui non viene nessuno da tanto tempo.
l'hanno chiuso nel frigor. L'unico possibile posto è il frigor. Esamina la vittima. Dov'è la vittima? Oh, mi sono dimenticata la vittima. Ma che poliziotto da quattro soldi sono? Scusami, eh. E non ho analizzato il morto. Sono un poliziotto provetto, vedi? Lettere normali, carattere cyber life sense. Questo non è buono. Allora, ha dei... Quanti tagli gli ha fatto? Ah, non ho letto, porcaccia. Emorragia interna, 28 pugnalate inferite. Porca miseria. È morto, Connor. Non c'è bisogno che me lo dici tu. È morto. È leggermente morto, Connor. Corrispondenza, database, Ortiz, Carlos, criminale precedente di furto, aggressione armata. Va bene. Pensavo ci fossero tracce di qualcosa. E cos'è? Accettone, litio, trillio. Era drogato. Era drogato e ha colpito l'androide. E l'androide si è difeso. E l'androide ha tutte le ragioni del mondo, quindi. La vittima è stata pugnalata. Venivano dalla cucina, sì, abbiamo visto l'inizio del... No, abbiamo visto... Abbiamo visto l'inizio, sì! Quindi lui ha iniziato a tirare delle mazzate all'androide. L'androide ha preso un coltello, l'ha pugnalato, e poi si è rotto i maroni, l'ha seguito e gli ha detto: tu brutto schifoso, io vado avanti a pugnalarti finché tu non la pianti di respirare. E direi che aveva tutti i diritti dell'esistenza. Ha una certa autodifesa. È stato pugnalato per 28 volte. Già. Pare che il killer ci abbia preso gusto. No, il killer si stava solo difendendo. Perché il primo a tirare la mazzolata è stato lui con la mazza da baseball. Non ho letto niente perché era scritto fuori schermo. Ma guardate dove mi mettono gli indizi, scusami, eh. 9 di 10, me ne manca una. Cosa mi è scappato? Quello è il giornaletto di prima. Posso uscire? Dovevo analizzare l'impronta fuori? Mi pareva di no. No, infatti non posso uscire. Ho perso una prova perché non l'ho analizzata, probabile, non lo so. C'è un'altra stanza, vedi? Eccola lì, la prova mancante. Signor... Ero convinta di trovarci l'androide. Oh. Che cos'è? Offerta religiosa, ma di chi, dell'androide? Dubito che il tizio fosse un religioso. Cioè non ce l'aveva proprio la faccia del religioso. Fatto. Vado a parlare col signore. Scusi. Tenente, ho capito cos'è successo. Ah sì? Sì. Spara, sono tutto orecchi. Autodifesa. Tutto è iniziato in cucina. In cucina. Ci sono segni di colluttazione. La domanda è: cos'è successo di preciso? La vittima deve aver attaccato l'androide. Il tizio ha mazzolato l'androide con una mazza. Con la mazza. Questo corrisponde ai rilievi. Continua. Come continua? Ma io non me le ricorderò mai tutte le cose. L'androide ha pugnalato. L'androide, okay, ha pugnalato la vittima. Quindi l'androide avrebbe provato a difendersi, giusto? Sì. E poi che è successo? Sono finiti in soggiorno. In soggiorno. In soggiorno. Mamma mia, ragazzi, la tensione di sbagliare qualcosa è altissima. Poi è caduto sulle bottiglie e ha battuto la testa. Ho provato a fuggire dall'androide. Sì, ha senso. Non so che senso, sono bravissima. La vittima.
col coltello allora. Con il coltello. Ma non è andata proprio così. Lui è inciampato sulle bottiglie e ha battuto la testa. Credo che fosse già morto lì. Ma non ci dice dove è finito l'androide? La mazza lo ha danneggiato. E ha perso del Tyrium. Ha perso cosa? Tyrium. Lo chiamate sangue blu. Il fluido che nutre i biocomponenti di un androide. Ah. Evapora dopo qualche ora e risulta invisibile all'occhio umano. Ah. E scommetto che tu riesci a vederlo, vero? Certo. Esatto. Già. Scansiono. Eccolo qui, vedi? Guardalo. Guardalo come gocciola. Però mica lo vedo così. Quindi, seguo. Era arrivato fino a qua. Ho appena pestato delle prove, ma chi se ne frega? Sono bravissima io. Passo qui. Vado, inseguo. Dove vanno? Di qui. Di qui vanno. Posso analizzare quello che c'è sul muro o no? Seguo. Dimmi che non è nascosto lì dietro da 20 giorni, ti prego. C'è una scala. E qui? Niente, scherzavo. Dimmi che non mi ha visto nessuno, ti prego. Ok. Ah, cacchio, è ancora lì. È ancora lì. Trova qualcosa per arrampicarti. Ma tipo la sedia, la prova, la sedia. Vai. È una prova, ma per ora la prendo, chi se ne frega. Mi serve. Ehi, cosa fai con quella sedia? Provvedo a verificare. Provvedo a verificare. Ah. Verifica, sì. Verifico, sì, verifico. Mi lasci verificare, mi lasci fare. Cucu. Perché non c'è la levetta per tornare giù? Sarei andata giù volentieri io. Farei finta di non aver visto nulla e me ne andrei via. Non è vero, noi siamo poliziotti fieri. Molto piano piano, Connor. Piano piano, Connor. Aspetta, va, Connor, che se c'è qualcosa di utile, meglio saperlo prima. Cerca il deviante, ma io l'ho già visto il deviante. Qua dietro, qua c'è l'ombra. Piano piano, Connor, piano piano. Piano piano, Connor. Molto piano piano. No, è un manichino. Che cacchio. Piano, Connor. Molto delicatamente. Ah, potevo vedere per terra, avrei visto che non era lui. Molto delicatamente, Connor, pianissimo, devi fare pianissimo. Ok, l'ho visto, è là, l'ho visto. Vai, Connor, l'abbiamo visto, insegui, Connor, insegui. Connor, insegui. Questa è la tua velocità di inseguimento, Connor, potrebbe scappare. Connor. E niente, insegue con delicatezza lui. C'è ancora sangue a terra, sta ancora... Non posso più... scansionare. Ehi! Mi stavo solo difendendo. Lo so. Mi avrebbe ucciso. Sì. Ti scongiuro. Non dirglielo. Connor, ma che cazzo sta succedendo? Qui, tenente! Ne lo sapevo. Oh, merda. Chris, Ben, venite immediatamente qui! Muovetevi! Allora non l'avevi inquadrato così male. Lui segue il protocollo. Lui è quello più quadrato di tutti. Oh, c'era un altro finale. Controlla la doccia. Non ho controllato qualcos'altro. C'era tutta un'altra roba da controllare che avrebbe portato tutto a un altro finale. Perfetto. Mi è sfuggito qualcosa? E sì che ho controllato bene dappertutto. Cosa mi è sfuggito? Porca miseria.
Il video di oggi si conclude qui. Con ogni episodio inquadriamo sempre di più i nostri protagonisti. Credo che Connor sarà quello più difficile da slegare dalla programmazione, perché sembra quello più quadrato. Gli dicono che deve fare qualcosa, ha una direttiva e la segue. Vedremo cosa gli succederà per scuoterlo un pochino e staccarlo da questa visione, perché al momento mi sembra quello più androide tra tutti, mi sembra quello meno umano. Gli altri hanno mostrato qualche emozione, mentre lui ancora non ha mostrato nulla. Io come sempre vi ricordo di lasciare un commento, un like e di iscrivervi al canale se non l'avete già fatto. Vi auguro una buona giornata, un saluto a tutti!